Apertura del telegiornale che dedichiamo alla verifica dello stato di avanzamento dell'applicazione del protocollo d'intesa dell'area di Gela del 6 novembre 2014 in merito alla riconversione della raffineria Eni. Ieri incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. Vediamo. Verifica dello stato di avanzamento dell'applicazione del protocollo d'intesa dell'area di Gela del 6 novembre del 2014 in merito alla riconversione della raffineria Eni. È quanto dibattuto ieri al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Presenti le segreterie nazionali e le strutture territoriali di Fictem CGIL, FEMCA CISL e WILTEC UIL, assieme alle segreterie confederali, territoriali e regionali siciliane, il sindaco Domenico Messinese e il suo vice Simone Siciliano, il presidente del Consiglio Comunale Alessandra Agia, il presidente della regione Rosario Crocetta e i vertici dell'Eni. Proprio l'Eni ha illustrato lo stato degli avanzamenti effettuati e programmati che risultano, sottolineano i sindacalisti, solo in parte rispettosi della tempistica prevista dal protocollo stesso, mostrando dei ritardi dovuti in gran parte alle lentezze degli iter autorizzativi che risultano essere complessi e farraginosi. CGIL, CISL e UIL hanno preso atto delle informazioni fornite dal colosso industriale, ribadendo e confermando il valore del protocollo, rivendicandone la corretta e piena applicazione. È stata richiesta un'accelerazione degli investimenti finalizzata all'avvio dell'attività della Green Refinery e alla messa in produzione delle attività di upstream. Richiesta la ridefinizione di un cronoprogramma in grado di scandire con certezza le tappe di attuazione dell'intero progetto industriale attraverso un nuovo incontro entro questo mese, per avere certezza sulla rimodulazione e sul rispetto dei tempi di attuazione. Il viceministro Teresa Bellanova ha assunto l'impegno di riconvocare le parti coinvolte, compreso il sindacato, per coordinare e monitorare in particolare il rispetto delle tempistiche condivise, agevolando, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, l'accelerazione delle necessarie autorizzazioni. Dunque c'è cautela da parte delle organizzazioni sindacali, cautela che nasce dalla consapevolezza che il cronoprogramma per la realizzazione degli investimenti su Gela va subito rimodulato, anticipando la cantieristica sia per i progetti Argo che per la realizzazione della bioraffineria. Entrambi gli obiettivi consentirebbero a centinaia di lavoratori dell'indotto di avere occupazione e a decine del diretto di poter rientrare nei siti Eni a Gela. Il sindacato dei lavoratori ha denunciato il fermo dell'accordo di programma, ritenendolo vitale per il destino del territorio, e da ciò va legato il processo di riqualificazione del personale che va subito organizzato, così come i 13 progetti per nuovi insediamenti non vanno fatti scappare in altre parti d'Italia e del mondo per responsabilità burocratiche e politiche. Durante l'incontro il sindacato ha evidenziato due aspetti fondamentali. Non è vero ciò che sostiene Eni, che afferma che l'indotto che lavora è pari a 1.400 unità per media annua. Bisogna fornire i numeri riferiti al settore industria, edili e metalmeccanici, che sono la metà dei 1.400. Così come, dicono le sigle sindacali, ci sorprende che il Comune e la Regione, su 32 milioni di euro opere di compensazione pronti all'uso a distanza di 27 mesi, hanno siglato accordi attuativi per 6 milioni e 900 mila euro. Si inaugura a Gela il viale Paolo La Rosa del nuovissimo quartiere Marchitello, a nord della rotonda per Macchitella, sulla via per Licata. Il viale costeggia l'istituto Ipsia e il Pala Cossiga. La manifestazione si terrà domenica 6 maggio alle 10 a cura del centro culturale Salvatore Zuppardo, diretto da Andrea Cassisi, che ne aveva fatto richiesta al comune per la denominazione. Saranno presenti amministratori comunali, uomini della cultura e soprattutto gli amici che hanno condiviso con lui anni di passione e di lotte per la trasformazione ideale e sociale della città. Paolo La Rosa nel 1966 fu eletto sindaco di Gela e partecipò alla posa della prima pietra del petrolchimico. Giornata della famiglia, terza edizione, si terrà a Gela. L'iniziativa porta la firma di numerose associazioni di volontariato presenti in città. Hanno dato il loro contributo la Festa Commissione Cultura, Servizi Sociali e Turismo, presieduta da Luigi Di Dio, e l'amministrazione comunale. Si comincia domenica prossima. Sentiamo il servizio. Domenica faremo la marcia, la passeggiata con le famiglie, un evento bellissimo e noi invitiamo tutte le famiglie a partecipare, mentre il 15 faremo faremo la celebrazione eucaristica alle 11.30, invece il pomeriggio una tavola rotonda con diversi esperti che parleremo dei legami familiari. Una cosa nuova e bella che quest'anno abbiamo voluto fare è il concorso che ha come
come tema i nonni e i bimbi si raccontano. Abbiamo per facilitare appunto le relazioni tra nonni e bambini, abbiamo indetto questo concorso, è un concorso online e numerose fotografie sono arrivate. C'è stata la richiesta da parte delle associazioni di partecipare a questa che sarà una settimana importante dedicata appunto alla famiglia. Noi come amministrazione non ci siamo ovviamente tirati indietro, insieme alla sesta commissione abbiamo deciso di appoggiare questa che sarà una serie che comprenderà appunto una serie di manifestazioni, tra cui una passeggiata nella giornata di domenica e un incontro successivamente, proprio perché desideriamo avvalorare appunto e credere in quella che è l'istituzione della famiglia come punto nevralgico di raccordo tra appunto l'istituzione che noi rappresentiamo e quello che appunto è la popolazione. Quindi un momento importante sulla quale appunto noi puntiamo e che rappresenta uno dei tanti momenti di incontro con il mondo delle associazioni che certamente noi non ci stacchiamo mai di ascoltare. Giorno 15 di maggio è la giornata internazionale della famiglia e noi abbiamo previsto dei momenti diversi, quindi domenica avremo un momento di raccolta delle famiglie, invitiamo tutta la città per fare una passeggiata assieme, per conoscerci di più, per diventare sempre più famiglia. Lunedì giorno 15 avremo una celebrazione eucaristica qua nella parrocchia San Francesco accanto al municipio e il pomeriggio una conferenza nell'auditorium del liceo classico alle 17. Invitiamo la città a partecipare per essere famiglia cittadina. Domenica 7 maggio prossimo, festa di San Giuseppe a Gela. Le messe inizieranno alle 8.30, 9.30, 10.30 e 12. La cena di San Giuseppe, l'asta avrà inizio alle 9.30. Alle 16 si terrà il tradizionale gioco della pentolaccia in piazza Sant'Agostino. Alle 18.30 inizierà la processione del simulacro di San Giuseppe percorrendo il tradizionale itinerario. Al rientro della processione ci sarà lo spettacolo pirotecnico. I festeggiamenti si concluderanno martedì 9 maggio con una giornata dedicata a quanti vivono il disagio della disoccupazione con una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, alla presenza dei segretari di CGL, CISL e UIL. Inizieranno a Gela lunedì 8 maggio prossimo le ultime riprese del film documentario Gelone, la spada e la gloria, realizzato dall'Istituto Culturale di Sicilia per la cinematografia Onlus, con il patrocinio del Comune di Gela e dell'Assessorato regionale ai beni culturali e dell'identità siciliana. Molte scene importanti del film si gireranno in città che per alcuni giorni diverrà un set aperto e rivivrà la memoria delle glorie antiche. La troupe girerà anche alla Valle di Templi di Agrigento, Siracusa, Termini Imerese, Acate. Protagonisti del film sul famoso tiranno che sconfisse i cartaginesi ad Imera sono Davide Geluardi, Davide Lamesa, Paola Sini, Michela Nicotra, Alfonso Marchica, Toni Cangitano. Nel cast anche diversi attori gelesi, la regia è di Gianni Virgadaula, le musiche di Marco Werba. Torna a Gela uno degli eventi culturali più attesi dell'anno. Si tratta della Primavera dell'Arte, giunta alla sua quinta edizione. Prevista importanti iniziative per una manifestazione che negli anni scorsi ha saputo attirare migliaia di visitatori ed appassionati. L'evento è organizzato dal gruppo archeologico Geloi, dal Polo Museale di Gela e dal Comune, con numerosi partner e collaborazioni. Quest'anno sono 5 appuntamenti, una serie di iniziative per valorizzare e promuovere quello che è il patrimonio storico archeologico, ma è anche artistico. Cominceremo domani, sabato 6 maggio, con una mostra dedicata ai culti demetriaci e dove ci saranno alcuni figuranti della nostra sezione teatro che accompagneranno i visitatori in un percorso emozionante attraverso una mostra d'arte realizzata, delle opere realizzate da Alessandro La Motta, in una mostra curata dall'archeologa Serena Raffiotta. Vi sono altri appuntamenti, ci occuperemo di valorizzare e recuperare i bagni greci, ci sarà anche quest'anno la Notte Europea dei Musei, quindi la visita notturna delle fortificazioni greche di Caposoprano
E poi concluderemo il 26 maggio con una scoperta, per così dire, nel senso che abbiamo ritrovato quelli che sono i calchigessi, i diari di Silvestre Cuffaro, che è un grande autore che ha realizzato quella che noi a Gela chiamiamo Fimmina Nura, che si trova, una statua a bronzo che si trova in piazza Umberto I, di cui abbiamo scoperto le origini e anche il significato, cioè cosa rappresenta questa statua. Solo facendo rete si riesce sicuramente a promuovere un territorio. Diciamo, l'attività del singolo, anche se è lodevole, anche se è buona, in ogni caso non può avere lo stesso impatto, la stessa incisività di un'attività collettiva fatta di più persone, fatta anche di più associazioni, fatta anche da più enti. E credo che questo è il punto di partenza per sviluppare un'idea diversa, per sviluppare sicuramente la promozione di un territorio. Il compito del polo museale è quello di promuovere il territorio. Noi per quello che possiamo lo facciamo con i funzionari, con i mezzi che ci porta la regione, ma se non avessimo noi il contributo delle associazioni locali, noi non andremo a nessuna parte. Questa è una realtà che dobbiamo accettare e che dobbiamo fare da necessità virtù. Noi quest'anno, approfittando della stagione estiva, primaverile, noi utilizziamo gli spazi aperti come Caposoprano, come con le mura di Molondè, come i bagni greci, per fare attività diversificata, sempre come finalità la promozione. È stata prorogata fino al prossimo 8 maggio la validità delle tessere di trasporto pubblico in favore dei portatori di handicap. Lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali, Licia Abela. La proroga si riferisce alle tessere rilasciate per l'anno 2016 ed in scadenza lo scorso 28 febbraio. E scade il prossimo 30 maggio al Comune di Gela il bando Job Startup per favorire l'autoimprenditorialità giovanile. Con l'ausilio dell'Ufficio Europa e Bandi, i giovani che vogliono promuovere nuove idee imprenditoriali potranno accedere ai fondi del Po FESFR 2017-2020. Intanto si avviano a conclusione i seminari formativi promossi dall'assessorato comunale allo sviluppo economico, retto dal vice sindaco Simone Siciliano. Domani alle 9.30 nella Pinacoteca Comunale l'esperto di domotica Gaetano Di Stefano terrà un seminario sui processi produttivi e prodotti innovativi. I soggetti che possono partecipare al bando Job Startup, singolarmente, in team, in associazione o come impresa, devono essere residenti a Gela ed avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni. Il fondo complessivo per nuove startup ammonta a 25.000 euro da erogare a fondo perduto. Ogni richiesta di contributo potrà usufruire di 4.000 euro. Gli ambiti su cui potranno muoversi le idee imprenditoriali vanno dal turismo al commercio, dall'artigianato ai servizi, fino all'agricoltura, arte, cultura e nuove tecnologie. Sotto lo stesso cielo, per umanità e per diritto, questo è il titolo del seminario svoltosi nel pomeriggio di giovedì 4 maggio 2017 al Centro Culturale Polivalente Michele Abbate di Caltanissetta. Un incontro voluto dalle ACLI in cui si parla di migranti. Un'occasione infatti per affrontare il tema ascoltando alcune testimonianze e discutere così di alcuni argomenti come l'integrazione. Tra gli interventi ad esempio quello del Comitato Nisseno della Croce Rossa Italiana. Previsto anche un momento di dialogo con le istituzioni. Presente anche il prefetto di Caltanissetta, Maria Teresa Cucinotta. Oggi faremo il punto sul sistema accoglienza, con particolare riferimento a Caltanissetta, che come voi sapete è sede del centro del CARA, è sede anche di alcuni centri straordinari di accoglienza e anche di alcuni SPRAR, e comunque tutta la provincia in realtà ha un modello di accoglienza che devo dire ha funzionato bene. Parleremo anche dell'attività che svolge la Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato, che è un punto importante di discrimine in tema di accoglienza, dove vengono indicati e vengono valutate le situazioni, indicando proprio chi ha diritto a restare e chi no, salvo sempre il ricorso all'autorità giurisdizionale. Sotto lo stesso cielo, perché noi riteniamo che le donne e gli uomini vivano sotto lo stesso cielo, anche quando
Alcuni di questi sono costretti per una serie di circostanze, o perché scappano da una guerra o perché scappano dal regime politico, siano costrette appunto a spostarsi contro la loro volontà in altre parti del mondo, come nel caso specifico in altre parti d'Europa. Siamo in Sicilia, siamo in una terra storicamente capace di grandissima accoglienza, è una terra che storicamente si è formata nel confronto, nel raffronto appunto di popoli differenti, avremmo molte cose da insegnare, abbiamo da imparare e anche da insegnare agli altri, e abbiamo pensato appunto di aprire questo nostro dibattito, che proseguirà nelle prossime settimane in altre province, proprio qui, in un posto così importante. Riteniamo che oggi l'Europa debba fare un passo avanti. C'è un'umanità che fugge e che ha bisogno di essere accolta. Riteniamo ci siano delle leggi, ci sia un diritto internazionale europeo che vada rispettato. Sarebbe un errore storico se ci voltassimo dall'altra parte. Le ACLI vogliono tenere aperto questo dibattito. Ed in conclusione della prima parte del nostro telegiornale, un annuncio: Canale 10 ricerca tecnici e redattori. Per informazioni chiamare il numero 324-8411-869. Adesso linea alla regia per un breve passaggio pubblicitario. Domani alle 18 al Teatro Comunale Eschilo di Gela sarà presentata la nuova opera letteraria di Rocco Vacca, Amuri Chiduna Fruttu, il convitto Pignatelli. Sarà inaugurata domani alle 18 nel Granai di Palazzo Ducale a Gela la mostra del pittore e poeta Giuseppe Tuccio del tema I simboli del sé. La mostra, organizzata dal Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo, sarà aperta al pubblico fino al 31 maggio. Alla mostra hanno dato la loro adesione intellettuali e critici d'arte che illustreranno le opere presenti. Stato di agitazione delle lavoratrici della cooperativa sociale Infomedia impegnate con l'accreditamento PAC, l'assistenza domiciliare ai anziani, e dell'ATI, ovvero Progetto Vita e Città del Sole, che si occupano inoltre dell'assistenza domiciliare portatori di handicap e dei servizi asilo nido, che attendono ancora 4 mensilità arretrate. Un disservizio dovuto al mancato pagamento delle fatture da parte del comune alle cooperative. Annunciato un sit-in per venerdì 12 maggio a partire dalle ore 9 dinanzi la prefettura. CGL, CISL e UIL unite in questa, diciamo, lotta comune, che è quello del regolare pagamento degli stipendi, cosa che ad oggi, siamo al 5 maggio, i lavoratori sono fermi, accreditamento PAC dicembre, ATI siamo fermi a gennaio. Questo significa che i lavoratori, pur mettendo in pagamento il comune, mandando in banca il comune le fatture di gennaio e febbraio per l'accreditamento PAC e per l'ATI febbraio e perlomeno ci auguriamo il mese di marzo, prima di maggio, della fine di maggio, non prenderanno i soldi. Questo che cosa comporta? Comporta sicuramente malumore da parte dei lavoratori che, ripeterò fino all'esasperazione, vanno regolarmente tutti i giorni a lavorare con dignità e con professionalità. Non è possibile, noi non vogliamo che si facciano miracoli, ma chiediamo soltanto che perlomeno si regolarizzi, che si ritrovino le soluzioni. Da parte nostra, da parte di CGL, CISL e UIL, c'è sempre stata la massima collaborazione. Abbiamo diverse volte interessato il sindaco su questa cosa, che ci ha detto verbalmente che avrebbe provveduto a dare priorità ai servizi sociali. Riteniamo che anche questo non sia corretto, dare priorità a un servizio per tenerne in disparte altri. Noi riteniamo invece che i servizi debbano essere pagati tutti con una certa regolarità. 8ª edizione della mini Olimpiade di atletica leggera si terrà venerdì 12 maggio dalle 9 alle Mura Timoleonte di Caposoprano. L'iniziativa è della Green Sport Promotion di Gela, presieduta da Giuseppe Veletti. 12 maggio, appuntamento alle Mura Timoleonte per l'8ª edizione del mini Olimpiadi, un evento storico, culturale, artistico. Eventi che richiamano l'attenzione di tutti i bambini, soprattutto della scuola materna, primaria e secondaria di primo grado, in una giornata non solo di sport, ma di valorizzazione e condivisione del nostro patrimonio storico-culturale. Per cui l'appuntamento alle mura, proprio per rievocare quello che erano i giochi olimpici nell'antica Grecia, con prove di velocità, salto in lungo, vortex, getto del peso e anche il tiro con l'arco. Per cui un evento che richiama l'attenzione anche di alcuni
alcuni testimonial sportivi importanti che testimonieranno il valore dei nostri atleti gelesi che stanno ripercorrendo così la nazionale, come Samuele Licata, come Antonio Tallarita, come Kimberly nelle Paralimpiche o la Contraffatto, per cui Gela che porta il nome anche di sport. Iniziamo la mattinata con l'apertura dei giochi olimpici, così con la fiamma olimpica, l'accensione della fiamma olimpica e anche l'inno nazionale e la presentazione, il giuramento da parte degli atleti e dei giudici, così come accade nelle Olimpiadi. Alle ore 9 ritrovo nell'area di Montelungo e continueremo fino al pomeriggio con le finali, per cui nel pomeriggio dalle 15.30 finali delle gare di velocità e alle 17 cerimonia di chiusura dei giochi olimpici. E in conclusione del nostro telegiornale, una notizia di spettacolo sarà riproposta venerdì 12 maggio alle 21 al Teatro Antidoto di Macchietella a Gela, la commedia Civitoti in pretura di Nino Martoglio. Sul palco si esibirà la compagnia Antidoto. Con questo è davvero tutto. Grazie per l'ascolto e arrivederci alle prossime edizioni del nostro telegiornale.